Una volta al mese, la creme della creme dell'associazione Fairview partecipava a un pranzo non troppo formale a casa di Maxine Bennett. Tutte adoravano queste eleganti riunioni. Tutte, tranne una certa casalinga dai capelli rossi, che era convinta che Maxine fosse una bugiarda. Vedete, a Maxine piaceva vantarsi di cucinare tutto con le proprie mani, e siccome ogni pietanza era servita senza indugio, presentata con stile, e faceva venire l'acquolina in bocca, Bree sapeva che Maxine aveva avuto un aiuto. E sfortunatamente per Maxine, Bree intendeva dimostrarlo. Maxine, ancora una volta questo pranzo è stato assolutamente divino. Devi darmi il numero del tuo catering. Che bel complimento. No, vedi, questa è tutta opera mia. È stato un trionfo, un trionfo. Oh, andiamo. Vuoi veramente farci credere che hai avuto il tempo di preparare un pranzo di 6 portate per 10 ospiti? Io non ce la farei dovendomi anche preparare per un party. Beh, probabilmente non sei organizzata quanto lo sono io. Vi prego di scusarmi. Bree, cosa ti salta in mente? Io ho la stessa identica ricetta per il plum pudding. Richiede 6 ore di preparazione. Dove ha trovato il tempo per fare tutte le cose che abbiamo mangiato oggi? Questo non è il pudding di una donna sincera. FBI, aprite! Che diavolo gli succede? Dov'è? Stiamo cercando Maxine Bennett. Sono io, Maxine. Abbiamo mandato di perquisizione, signora. Un mandato? Sono nel bel mezzo di un pranzo. Di qua. L'abbiamo trovata. Cosa? Maxine Bennett, lei è in arresto per sfruttamento di manodopera. È lei la donna che la tiene prigioniera? Andiamo. Signore... Bree, che sta succedendo? Non ne sono certa, ma credo che Maxine avesse una schiava. Non ci posso credere, proprio non ci posso credere. Ma Bree sì. Vedete, per lei, la prova era nel pudding.